vi siete ispirati per realizzare questi lavori? Soprattutto al degrado ambientale, ed è quello che interessa soprattutto il nostro settore di studi. Ispirandomi sempre appunto al degrado ambientale, appunto la mia opera si chiama Dove stiamo andando, appunto per proiettare dove un domani ci ritroveremo se continuiamo con questa strada, diciamo, di degrado. È stata realizzata questa foto a Vibo Valentia, nella sede di Villa Vittoria, che è appunto la sede dei Carabinieri Forestali. E come ho detto nel titolo della mia foto, è la via del non ritorno. Se noi non cominciamo adesso attivamente a renderci conto di tutto ciò che ci circonda, anche in una semplice fotografia, guardare realmente cosa sto raffigurando in questa fotografia, come posso aiutare, non fermarci a fare la semplice fotografia, ma bensì a ok, c'è della spazzatura, la raccolgo, faccio la raccolta differenziata. L'alunna Fluga, che ha vinto perché ha paragonato il cesso di frutta del Caravaggio a tutte le tipologie di rifiuti e li ha appunto assemblati in questo cesto, per cui ci ha fatto capire come questo mondo sia arrivato alla frutta, nel senso che a tavola non arriverà più la frutta, ma solo la spazzatura. Questo concorso fotografico ha avuto esito più che positivo, hanno partecipato 10 scuole, 10 istituti scolastici della provincia di Messina e di Messina. I ragazzi hanno fatto delle belle foto anche in contrapposizione alla natura, nello stato di degrado. Il servizio cultura che si è prodigato affinché tutte le istituzioni, perché ha coinvolto 10 scuole, verranno premiati per questa mostra fotografica 24 giovani, quindi un tema che sensibilizza ma concretamente pone in essere delle iniziative che volgono verso il miglioramento della cultura ambientale, la cultura della sostenibilità ambientale.